Ragazzi, ben ritrovati anche da Svezia Car con Marco Garletti, che ritrovo con grande piacere. Ciao Marco. Ciao Franco. Allora, è ripreso bene, sono contento. Ho visto molto tanta bene. Gente concessionaria, tanta attenzione, tanti contratti anche. Questo vuol dire che il prodotto gira, mi fa molto piacere. Sì, siamo molto contenti. A dirti la verità, la risposta è stata ottima. Abbiamo riaperto e insomma, veramente soddisfatti. Bene, sono tante formule. Poi magari in chiusura ci racconti anche che tipo di opzioni ci sono, che sono molto interessanti. Oggi ci hai convocato, proprio ci hai detto muovetevi, venite, perché devo risolvere un problema. Qual è questo problema? Più che un problema è rispondere alla domanda che i clienti ci fanno relativamente alla plug-in. Ok. Voglio dire, le plug-in hanno una batteria molto grande, molto più grande di una vettura ibrida, chiamiamola tradizionale, e consentono... Adesso ci sono sul mercato anche degli ibridi, c'è tanto di tutto. Per modo di dire, vero? Sì, c'è di tutto. Ma diciamo, la domanda che tutti i clienti ti fanno è: ma se io non la ricarico o non ho possibilità di ricaricarla, o quando la batteria è scarica vado solo a benzina? E la risposta è no. Quando una vettura plug-in ha la batteria a zero, comunque utilizza la frenata e la decelerazione per ricaricarsi e per restituire la quota di ricarica successivamente nella guida, nell'accelerazione, nella ripresa e altro. Esattamente come fa una vettura ibrida non plug-in. Ok, in più questa ha possibilità di ricaricarla. E certo, okay. Perché? Perché qui abbiamo una batteria che è circa 11 kWh. Mm-hmm. Se tu invece prendi una ibrida, diciamo normale, ha una batteria che va da 0,75 a 1, qualcosa. Quindi è una batteria che è 10-11 volte più grande. Non potrai mai ricaricarla solo frenando. Se vuoi la ricarica completa, devi per forza attaccare una presa elettrica. Però puoi fare una quarantina di chilometri solo in elettrico, cosa che una vettura full hybrid non plug-in non può fare. Cioè una vettura ibrida non può andare solo in elettrico. Okay. L'elettrico è sempre utilizzato per lo spunto, per la partenza, fino a 20-30 km/h. È di supporto al termico. È di supporto, okay. Ma non puoi viaggiare in elettrico costantemente per chilometri. Non puoi, perché la batteria è piccolissima. Ok. Invece con una plug-in sì. Allora. Come questa, ad esempio, puoi fare, a seconda delle condizioni di uso, tra i 30 e i 45 km anche solo in elettrico. Ok, allora adesso usciamo e ci fai vedere esattamente come. Usciamo e vediamo in maniera molto semplice come si guida la macchina quando la batteria è a zero. Va bene, per cui guidi tu o guido io? Guido io. Ma guidi tu? Sì. Passo sicuro. Con tuo grandissimo dispiacere. Ma guida lui, ha deciso che guida lui, tanto nel capo guida lui, va bene. Mascheriniamoci. Mascheriniamoci. Allora, visto che questa batteria in questo momento è carica... Dove si vede che è carica? Si vede da qua. Qui abbiamo la carica della batteria, siamo grosso modo a metà. Qui abbiamo il carburante e in questo archetto azzurro vediamo quanto possiamo accelerare per rimanere in elettrico e non far partire il motore a benzina. Da qui va a salire, giusto? Esatto. E se sorpassi qua parte il motore termico? Esatto, okay. Perfetto. Perché sono in ibrido? Se lo metto in pure... andrò, vedi che l'archetto azzurro è aumentato, andrò solo in elettrico. Ok. Il motore benzina non parte, se non richiedo proprio una potenza. L'hai messo da qui? Okay. Sì, da qua, che hai le selezioni degli stili di guida, tra cui appunto, come in questo caso, in pure. Ok. Adesso cosa faccio? Blocco la batteria. In questo modo è come se la batteria fosse completamente scarica. E andiamo ad utilizzare solo l'energia che la macchina va a recuperare con le frenate o con la decelerazione. Per cui è come se fosse una modalità carica. Io propongo una cosa, aspetta Marco, fammi fare una cosa. È più importante che Pasquale venga qui davanti, perché sono tante cose da fargli vedere, giusto? Sì, va bene. Sì, eh. Allora. Spiega bene Marco, perché qui il problema è che ci siamo ritrovati per rifarlo, perché vuol dire che l'hai spiegato male l'altra volta, cioè la colpa è solo ed esclusivamente tua. Allora, adesso abbiamo bloccato la batteria, vedi che l'archetto azzurro diminuisce
di ampiezza, quanto più io accelero, perché sto andando a consumare l'energia elettrica. E quindi piano piano vado a scaricare la batteria, o meglio, vado a consumare quel poco che la batteria ha tenuto per il funzionamento in ibrido. Adesso la vado a scaricare completamente. Adesso vedi intanto che appena decelero un po' di carica la prende comunque. Adesso ecco, ho fatto partire appositamente il motore benzina. In questo momento è come se la macchina avesse batteria a zero e stiamo andando a benzina. Siamo nella situazione classica di un ibrido tradizionale. Ogni volta che decelero, vedete che si è illuminato il disegnino della batteria e la lancetta è andata in negativo, sta ricaricando. Ora, con qualche frenata successiva, si andrà a rivedere l'archetto azzurro. Quindi la batteria avrà preso una carica sufficiente affinché il motore elettrico possa rientrare in funzione e ridare parte dell'energia che ha accumulato per una guida un po' in elettrico e un po' a benzina, esattamente come un ibrido non plug-in. Con un paio di frenate abbiamo ancora l'archetto azzurro, vuol dire che abbiamo dato una certa quantità di corrente alla batteria. Avete visto, il comportamento è esattamente quello di una vettura ibrida tradizionale non plug-in. Ci ha sostenuto in partenza e poi fino a 20-30 km orari, quello che è a seconda di come si accelera, e ci ha ridato l'energia elettrica in modo da abbassare i consumi. Ogni volta che ci fermiamo andiamo a dare carica. Eccola qua, questa è la carica che abbiamo accumulato con questa semplice frenata e che la macchina ci restituisce. Se adesso io mi muovo, andiamo in elettrico, il motore a benzina rimane spento. Sì, ribadisco che Marco è forse l'unica soluzione che considero veramente valida in questo momento, no? Abbiamo già discusso tante volte, no, della sostenibilità e della fattibilità di un progetto full electric, nel quale non credo per il momento, poi non so cosa sarà in futuro, però questa è una situazione che mi convince. Cioè, qua anch'io che sono abbastanza scettico e abbastanza termico inside, qua capisco che c'è invece una funzionalità notevole. Sì, qui hai la praticità di un veicolo anche solo elettrico per tratti di una certa rilevanza, qualche decina di chilometri. Un veicolo ibrido, come lo stiamo utilizzando in questo momento, quindi col sostegno dell'elettrico in tutte le fasi di partenza o di spunto, di ripresa, e poi hai comunque un motore tradizionale che ti consente grosse percorrenze in tutta tranquillità. Adesso vedi che se io tengo il gas leggero, anche quel poco di energia elettrica che abbiamo recuperato prima, ci consente di andare avanti solo in elettrico, il motore benzina è spento. E in questo momento si è riavviato. Quindi la praticità è massima ed è la dimostrazione pratica, molto semplice, ma è molto meglio farlo vedere che stare a spiegarlo, certo, con 100 parole, di come una vettura plug-in a batteria scarica si comporti esattamente come un ibrido tradizionale. La cosa incredibile è che non percepisci quando passa da elettrico a no, termico, è incredibile. Cioè, tu prima passaggio, perché me l'hai detto tu, io non l'ho percepito. Sì, sì, diciamo che chi ha la guida forse con un pochino di esperienza riesce a capirlo dal pedale dell'acceleratore, ma gli occupanti onestamente non riescono a percepire il passaggio. E questo tra l'altro va anche a... è una sorta di complimento alla silenziosità di marcia di questo propulsore, che è quello abbinato alla... Qual è la propulsione di questa vettura? Questa vettura ha 1500 da 180 cavalli, con poi motore elettrico da 82 cavalli, ed è uscita recentemente anche la versione da 129 cavalli, sempre più 82 di elettrico. Adesso noi possiamo sbloccare la batteria. Vedete che adesso ci ha ridato tutta la carica che ha, mentre prima si comportava come se fosse a zero. E siccome abbiamo selezionato Pure, stiamo andando solo in elettrico. Quindi la praticità è massima, tu puoi, e sei per dire in autostrada, risparmiare batteria, usare comunque l'energia che recuperi in frenata e poi successivamente, quando arrivi in un centro abitato, andare solo in elettrico. E quanto tempo ci vuole, Marco, per averle queste vetture? Perché con la ressa che ho visto, è veramente una ressa piacevole di clienti che sono venuti a perfezionare contratti,
Avete problemi con le consegne o riuscite a... Sono abbastanza lunghe, non posso dirti diversamente. Stiamo aspettando una risposta dalla fabbrica per l'assegnazione di più veicoli per l'Italia. Volvo Italia ha chiesto un maggior numero di unità, perché sennò la consegna media è intorno ai 4-5 mesi. Sì, si torna ai tempi di attesa di qualche anno fa, di anni... Sì. D'altronde le plug-in stanno andando benissimo. Fai conto che nel mese di maggio, fatte 100 le XC40 vendute, abbiamo venduto 55% di plug-in. Quindi sì. È il motore più venduto in assoluto. Ecco Marco, in tema di motori, c'è un cliente, una persona a cui puoi dare un consiglio, no? Perché adesso tante persone arrivano in concessionaria e hanno bisogno di capire esattamente qual è la macchina che va bene per loro. C'è un cliente, una tipologia di clientela particolare, di potenziali clienti a cui consigli questa motorizzazione e invece a chi consigli la motorizzazione tradizionale, anche perché siamo di fronte ai motori, nel caso dei diesel, che fanno percorrenze elevatissime, bassissime emissioni, super silenziosi, brillanti, per cui non è neanche facile, no, optare per una plug-in come questa oppure una motorizzazione turbo diesel tradizionale o perché no un benzina. Ma diciamo che il diesel oggi ha senso per chi percorre veramente tanta strada. Per chi fa i 40-50.000 km all'anno, allora il diesel è forse ancora la soluzione più interessante. Sono clienti che in 4-5 macchine arrivano a 200-250.000 km, quindi la macchina l'hanno utilizzata assolutamente e possono pensare di cambiarla in tutta tranquillità e hanno avuto i benefici del motore diesel, quindi come dicevi, grosse percorrenze e bassi consumi. Per tutti gli altri, viste anche le differenze di prezzi di listino, un benzina va benissimo, il plug-in con le offerte che Volvo sta facendo oggi con la formula di Volvo Car Rent, quindi di noleggio anche a privati, oltre che ovviamente a partita IVA e ad aziende, diventa molto interessante. Per assurdo, dico per assurdo perché sarebbe un po' un peccato, anche se non la ricarico mai dalla presa di corrente, posso utilizzarla come stiamo facendo noi, come abbiamo fatto noi prima, come se fosse un ibrido tradizionale. È un peccato perché non vado ad utilizzare tutta la capacità di viaggiare in elettrico che ha la vettura, ma potenzialmente posso farlo, posso anche non ricaricarla mai alla presa elettrica. Senti, hai voglia di farci un esempio di queste formule? Hai voglia di spararci delle cifre o darci più o meno un'idea di che tipo di canone o che tipo sì, di... Sì, adesso per questo mese Volvo in promozione con una formula di 3 anni a 45.000 km, quindi sono 15.000 all'anno, che sono un po' il chilometraggio medio dell'utente italiano normale. L'anticipo di 4.500 più IVA e 290 euro al mese più IVA di canone, tenendo conto che nel canone c'è dentro l'assicurazione, la casco, il bollo, la manutenzione, quindi un canone veramente molto basso. Naturalmente se si va a cambiare l'allestimento della vettura con accessori o piuttosto che aumentare il chilometraggio ci sarà una differenza di canone, ma rimane comunque estremamente interessante. Questa formula sta avendo un successo enorme, quasi tutte le plug-in vendute le vendiamo con questa formula. Ok, hanno comunque un livello di accessori, no? Credo non sono vetture base. No, tutte le vetture plug-in che nella gamma Volvo si chiamano Recharge hanno tutto un allestimento completo. Ok, grazie mille Marco per la lezione che ci hai dato. Ma di nulla, grazie a voi. Anzi, da ripetizioni ragazzi, se volete lo chiamate, venite qui in Svezia a Car, vi da ripetizioni di plug-in hybrid e in generale di tutte le motorizzazioni disponibili. Grazie Marco Merletti. Grazie a voi, grazie, alla prossima. Ciao. I'm on the road again, I'm on the road.